Se lo speriamo, va in macchina, in treno, no? Sinceramente, io avrò un problema per la finale di calcio. Perché ho già il biglietto per la finale, per le finali di pallamano a Colonia, che è proprio il 28 e 29 maggio. Vai in bicicletta. Vai in bicicletta a Colonia e poi torno all'aereo a Milano. Va bene. Anche Andrea Fabiani ci fa gli auguri di buon Natale, e quindi lo ricambiamo. Ragazzi, ancora tanti auguri. Grazie per essere stati con noi. Auguroni. Ciao. Alberto, l'ultima cosa prima che poi prepariamo il terreno per dialogando con Latin America. Il Flaco Menotti aveva detto quest'estate qual era l'alchimia strana che un rosarino, un Charrua di Salto e un paulista di Santos potevano legare così tanto in campo e fuori. Lui non si spiega ancora. Anzitutto, un Charrua, un uruguayano, e un argentino, vabbè, come diciamo sempre noi, lo stesso cane con diverso colore, così che siamo la stessa cosa. Con un brasiliano già è diverso. Ora, si spiega un po' perché è un paulista. A San Paolo ci sono tanti italiani. Gli argentini, vabbè, gli uruguayani hanno quella mentalità, no? La mentalità italiana, più di tutto. Così che da lì si spiega un po'. Inoltre, Neymar è un ragazzo molto giovane. Quanti anni ha? 23 anni. Sì. Perciò, così che si spiega pure in quel senso. Che una persona che in tante cose non è formata, ha preso a questi due amici più grandi di lui, lo hanno orientato, lo hanno tolto, diciamo, di quel criterio purtroppo un po' schiacciante che hanno i brasiliani, quegli altibassi terribili, no? Mm-hmm. Che in certo momento fanno le cose straordinarie e poi al poco tempo vanno giù, però come con una facilità incredibile, e lo hanno tolto da quel criterio, da quella mentalità, e è diventato, vabbè, il tridente vincitore. Senti, invece questi giorni proprio il Flaco ha detto non è il miglior tridente della storia, del calcio, vabbè, avrà pensato a Garrincha, Pelé e Pepe o qualcosa così. Sicuramente, ma forse ha anche ragione, nel senso anche che questi tre devono ancora faranno ancora tante partite davanti a loro e tantissimi gol. Ma la cosa che ti volevo chiedere, tu per metà europeo, per metà sudamericano, pensi che solo un tridente formato da sudamericani può fare oggi nel football una cosa di questo genere? Cioè questa alchimia, questa forza, questa fantasia, questa brillantezza, questa grandezza? No, io penso che più di tutto un tridente formato da amici, da veri amici, può fare questo. Quindi l'altra parte, cioè, insomma, non sono, si vede quando non sono amici, insomma. Esattamente. Cristiano si arrabbia sempre con Benzema e Bale. Esattamente. Che non gli passano il pallone, non esulta sui gol degli altri. Invece questi ragazzi si cercano, si abbracciano, festeggiano. E inoltre, ad esempio, l'altra partita quando Neymar non poteva fare un gol, che le hanno fatto calciare un rigore che Neymar non è rigorista, esatto. Vabbè, però quello che in quelle cose capisci l'amicizia che c'è, no? Che l'amicizia supera tutte le altre cose, e quello è importantissimo. Io penso che quello, tre amici possono vincere qualunque cosa. Senza amicizia, ognuno per conto suo, non vinceranno mai niente. Sono pienamente d'accordo con te.
Insomma, Alberto, andiamo in conclusione, così prepariamo, ricordiamo Dialogando con la Latina America. Sì, tra qualche minuto cominciamo con Dialogando con la Latina America. Ci vuoi dare qualche anticipazione sulla trasmissione di questa sera? Vabbè, anzitutto, inoltre di fare il giretto per tutta Latina America, ci sono le previsioni di crescita di ogni paese, le previsioni di crescita del continente latinoamericano, di Sud America e dei Caraibi, così che tutto quello insieme all'informazione di ogni paese, che sono 12. Uh-huh. Oggi saranno Argentina, Uruguay, Cile, Paraguay, Perù, Brasile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama, Cuba e Messico. Perfetto, perfetto. Quindi mi raccomando, chi in questi giorni di festa, domani la vigilia, non va a lavorare, mentre io invece domani mi tocca, ma volentieri, e può ascoltare dopo di noi Dialogando con Latina America. E no, tu sai che mi sorprendevo. Vai. Una cosa, sì. Perché in questi giorni sempre gli ascolti calano. Sì, è vero. Perché la gente è un po' impegnata. A me mi è calato pochissimo. E dico, no, tutta la radio è calato pochissimo. Ma dico, come è successo? E ieri, parlando con la mia nipote, sì. Dice, guarda, dice, sì, io, dice, ci sono stati due giorni in, dice, Argentina, sì, di freddo. Ah. Dice, perché cominciato l'estate. Caldo, certo. Sì, dice, tu sei stati due giorni freschissimi. Mm-hmm. Dice, guarda, io sto un po' raffreddata, dice, pure per quello, dice, no? La nipote che vive, ricordiamo, a Rosario. Che Leo è, e già, sta già a Rosario. Avvocatessa. Avvocatessa, sì. Allora, e mi dice, e dico, ora capito, dico, perché la gente quando va un po' di freddo così non è uscita, allora... Ha pensato, ascoltiamo. Ascolta, capito, perché se no doveva calare un po'. Noi abbiamo, lo possiamo dire, insomma, abbiamo anche un buon... Come Radio Bars Italia abbiamo anche un buon riscontro, oltre che negli ascolti, sia da ovviamente non poteva che non essere così, da Barcellona, che attualmente negli ultimi 30 giorni è stato il 3,4% degli ascolti, ma devo dire che dall'Argentina, dalla Spagna in generale 3,1%, dalla Svizzera, beh, ma c'è Sergio e tutti gli amici della Pegna del Ticino, 4,4%, e Alberto, Nicaragua 0,2, Panama 0,1, reggiti forte perché Argentina 1,2% sul totale, che ovviamente vede ovviamente l'Italia con a stragrande maggioranza di ascolti all'89,4%. Quindi significa che anche gli argentini che sanno l'italiano ci riescono a capire. Inoltre, io l'ho detto sempre, ogni 4 che migravano in Argentina, 3 erano italiani, così che... E la mia nipote, guarda, si chiama Giannina Paola Scolari, vede? Nome e cognome inglese. Nome e cognome, oppure gallego. Gallego, sì. E invece come appunto la famiglia della mamma di Leo Messi, oppure della compagna che fa Roccuzzo, sì, Antonella Roccuzzo. Tipicamente italiano. Va bene, Alberto, dobbiamo chiudere, grazie, ti auguriamo anche a te un buon Natale e insomma speriamo che anche noi con la Pegna di Roma andrà tutto bene, visto che tu sei il segretario, una figura importante, speriamo che vada bene e che a febbraio riusciamo ad avere dobbiamo avere questa ufficializzazione, questa grande famiglia italiana barcellonista che c'è. Va bene, allora ovviamente anche da parte mia, da Maxi Morgante, un buon Natale a tutti, un buon anno, però noi con Radio Bars Italia ci risentiamo il 30 di dicembre, quindi stiamo ancora nel 2015, perché subito dopo la partita con il Betis Siviglia faremo la trasmissione per commentare la partita col Betis e per anticipare invece poi quella del 2 gennaio, il derby contro l'Espagnol a Cornellà El Prat, no? Mentre che Dialogando con Latino America oggi è l'ultimo programma dell'anno e poi torna il mercoledì 13 gennaio. Va bene, allora Alberto, che dire, visca il Barça, tanti auguri a tutti. Esattamente. E poi, insomma, mi raccomando, non mangiare troppo. Con Alberto ci lo ascoltiamo subito dopo. Tra qualche minuto ci stiamo dialogando con Latino America. Radio Barça Italia invece torna, ovviamente,
domenica, no, non è domenica, ma torna il 30, che è mercoledì 30 dicembre, subito dopo la partita, quindi la sera. Dopo Football Club Barcelona, Betis de Siviglia. Buonanotte a Totom, buonanotte a tutti, buon Natale, arrivederci. Buon Natale, buon anno e arrivederci. La seconda parte, se il Barça vuol ser campió, de marcar com a mínim un gol. Al Vicente Calderón, pica la pilota Mascherano per Messi, se li avança Siqueira, toca la pilota Mario, Busquets amb el cap a l'obertura a la dreta per Alves. Alves rep una falta de Griezmann, llei de l'avantatge perquè s'ha associat ben Busquets. Busquets enrere per Piqué. Piqué orienta el joc a l'esquerra, Alba. Alba amb Iniesta. Iniesta amb Busquets. Busquets al vell mig del terreny de joc. Continua Busquets, passada vertical per Messi, a veure si accelera, continua Messi per dins, continua Messi, fa una passada amb l'exterior a la dreta per Alves, Alves a l'extrem, la centrada d'Alves al segon pal, Juanfran la treu de l'àrea, se la queda però Alba, Alba amb Messi, Messi a la frontal de l'àrea, la posa a l'interior, li torna la pilota a Messi, xuta Messi, gol! Inimaginable del jugador total, del davanter centre més depredador de la història del futbol, del petitó atòmic, un futbolista que vol guanyar la Lliga i la vol guanyar ja, la vol guanyar avui, la vol guanyar el Calderón. Ja n'hi ha prou de patir, ja n'hi ha prou d'esperar, ha aparegut el petitó que fa un tema meu a l'interior de l'àrea amb Pedro, remat amb l'esquerra creuat i supera el Black, gol del Barça, gol de Leo Messi, lliga a la vista, lliga a la vista, lliga a la vista, ha aparegut Messi, ha aparegut el millor, ha aparegut el petitó, Atleti de Madrid 0, Barça 1, Leo Messi. Arribat al 48, el Barça té una falta a favor a l'extrem dret, el Barça que té la Lliga ja pràcticament guanyada, Messi se'n va fer la del Carrasco, perd la pilota, Messi se'n vol anar per fora, Saúl ha perdut la pilota, però l'assistent diu que és falta favorable a l'Atlètic de Madrid, hem arribat al 48. Ja demana l'hora a la banqueta del Barça. A veure quan allarga ara Undiano Mayenco, evidentment s'ha d'allargar una mica més, perquè l'últim minut no s'ha jugat, ara Messi està parlant amb Gavi, no sé què està passant, però l'Atleti de Madrid no està sabent perdre exactament de la mateixa manera que el Barça l'any passat. No sé què està passant exactament, però l'actitud dels jugadors de l'Atleti de Madrid no acaba de ser ben bé la mateixa que la de l'any passat. Ara Messi li diu a Oblak que ha d'endarrerir la pilota, Undiano li diu que d'acord, hem superat ja amb escreix el 48, el Barça té la Lliga a tocar. Targeta Messi. La pilotada d'Oblak en llarg, saltarà Piqué, també Busquets, xiula l'àrbitre! Campions, 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 campions! Campions, campions, campions! Campions de Lliga! El Barça campió al Calderón! El Barça campió al Calderón! El Barça campió al Calderón! El Barça campió de la Lliga 2014-2015! Després de la patacada de Noeta, quan semblava que el projecte s'esbocinava, tothom va decidir que calia tancar files, es va rectificar el rumb de la nau i el Barça, que ja té el primer títol de la temporada del Sarró, Atleti de Madrid 0, Barça 1, gol de Messi, el Barça campió de Lliga, Sapena! Els jugadors han sortit esperitats també de la banqueta, han format una pinya ben a prop del mig del camp i estaven saltant plegats festejant aquest títol de Lliga. També ho ha fet amb el seu cos tècnic Luis Enrique, també ha anat ràpidament Mascherano, tan bon punt acabava el partit, a parlar amb el Bono Burgos i s'abraçava amb ell. Ara mateix la imatge, els jugadors encara celebrant sobre la gespa, ja un pèl més tranquils, amb moltes abraçades també i felicitacions ara dels jugadors de l'Atlètic de Madrid i a la zona de la banqueta.
posa la gespa del Camp Nou i el gol nord es tenyeix de blanc i vermell i també de verd amb la Icurriña a la part alta i el gol sud que es tenyeix de blaugrana i també de groc i vermell amb la bandera de